Allevatori in erba, ciao a tutti. Oggi vi presentiamo un video corto ma interessante e particolare. Questo video nasce perché oggi per la prima volta abbiamo raccolto il centesimo. Lo dico come lo direbbe mia nonna, cioè è un uovo piccolissimo, miniaturizzato. Perché ho detto centesimo? Perché mia nonna, quando raccoglievano questo uovo qua, ci diceva che questo era il centesimo uovo che era stato deposto dalla gallina, e quindi il centesimo uovo usciva così. In realtà ci siamo un po' informati su questa cosa. Intanto, prima di raccontarvi un po' tutto, vi faccio vedere. Questo è un uovo di Amrok. Questo è un uovo di Amrok normale, diciamo. E questo potrebbe essere stato deposto dalla stessa gallina. Questo vi faccio vedere la differenza anche con un uovo di Moroseta. Quindi è veramente un uovo estremamente piccolo. È inusuale, anche una forma sembra una pallina in realtà. Quindi usciamo dalle storie di una volta e abbandoniamo per un secondo il fatto che questo possa essere il centesimo uovo deposto da una gallina. In realtà si pensa che un uovo deposto di queste dimensioni intanto è privo di tuorlo, quindi molto probabilmente all'interno ha solo l'albume. È estremamente leggero, quindi sembra quasi vuoto in realtà. Si pensa che sia dovuto a delle carenze sostanzialmente delle galline. Quindi questo uovo può essere deposto o da una gallina estremamente giovane che sta deponendo le sue prime uova, o dall'altra parte una gallina un po' troppo anziana. Un'altra gallina che potrebbe deporre questo uovo potrebbe essere una gallina immuta. Quindi diciamo che dovrebbe essere una mancanza di qualche sostanza particolare che fa in modo che esca un uovo di queste strane dimensioni, insomma. Quindi per chi la vuole pensare dal punto di vista dei nostri nonni, abbiamo raccolto il centesimo uovo. Per gli addetti ai lavori, chi è un po' più tecnico, ecco, è possibile che quest'uovo sia stato deposto per questi motivi: una gallina giovane, una un po' troppo anziana o una gallina immuta. Io devo dire che siamo in un periodo di muta, quindi secondo me le mie Amrok sono quasi tutte immuta, tranne quelle giovani. Secondo me questo è il motivo per cui l'uovo è uscito così. E ne abbiamo trovato uno solo. Nel caso in cui trovaste più volte durante i giorni queste galline, insomma, non dico che vi dovete preoccupare, ma integrate l'alimentazione delle vostre galline con del mangime, con degli integratori, con qualcosa che dia un po' più di forza alla vostra gallina, perché a mio avviso una gallina che depone un uovo di questo tipo potrebbe avere la mancanza di qualcosa. Noi fortunatamente ne abbiamo raccolto solo uno, quindi diciamo che le nostre galline non hanno particolari problemi, diciamo che non siamo preoccupati per le nostre galline. Secondo noi è stata un'occasione interessante per poter realizzare questo video, per potervi parlare di questa stranezza del mondo avicolo che in realtà c'è e può succedere a tutti noi che alleviamo galline. Quindi niente, io e il mio centesimo vi salutiamo, vi rimandiamo al prossimo video dove molto probabilmente vi spiegheremo altre curiosità sul mondo avicolo. Come faccio sempre, auguro a tutti buon allevamento. Allevatori in erba, ciao a tutti!